Sono passati esattamente 12 giorni dall'uscita di un episodio di questa serie, ma purtroppo il clan di hacker aveva davvero esagerato e dovevo prendermi del tempo per pensare alla mia vendetta, perché nello scorso episodio mi avevano minacciato per avere dei permessi all'interno del server per regalare VIP più costosi. Io non ero d'accordo con tutto ciò, non potevo assolutamente rovinare un'amicizia tra me e il founder del server, e quindi ho rifiutato. Ma per questo il clan di hacker ha ucciso il founder davanti ai miei occhi e subito dopo mi ha iniettato del veleno per farmi morire. Ma ora riuscirò a vendicarmi dopo tutto ciò? Ma dove diamine mi trovo? L'ultima volta, ragazzi, io non ero per niente qui. Vi ricordate che letteralmente mi avevano fatto bere una cosa molto strana e poi era finito lì, non avevo più nulla assolutamente. Ma che caspita, perché io mi trovo qui davanti a Mr. Hackers 2, Mr. Hacker e l'altro Mr. Hacker? Oh mio Dio, hanno davanti un PC, se non erro. Ma che diamine ci faccio io qui? Cosa c'entro? Non. Perché sono intrappolato qui dentro davanti a tre hacker? Oh mio Dio, lo sapevo che doveva finire così. Ma in tutto ciò Valli dov'è? Dove caspita si è messo Valli? Non ci posso credere, ragazzi. Valli era l'unica mia speranza e adesso mi trovo letteralmente da solo qui all'interno di questa, nemmeno perché prigione. Ma cos'è sta roba, prigione di Bedrock? Non ho nulla. Addirittura il mio inventario, non ho nulla. Mi hanno fatto addormentare per farmi svegliare qui dentro. Salve, c'è qualcuno? Oh, ok, si sono alzati. Ah, finalmente, non lo so. Volete che aspetto qui per tutto il resto della mia vita? Ciao Marques, eccoci. Che diamine ci faccio io qui, scusate? Perché io sono qui all'interno di questa zona? Ma per quale motivo? Quindi hai deciso cosa fare? Ormai il tuo amichetto Valli, ovvero founder di questo server, non c'è più, è morto. Ma come Valli è morto? No, mi state prendendo in giro, Valli è morto. Ma state scherzando, spero? No, state scherzando. Chi è che l'ha scritto? Mr. Hackers. Stai scherzando che Valli è morto? No, non ci siamo. No. Io mi ricordo la scena in cui prendete Valli e lo buttate in aria. Ma come Valli è morto? Stai scherzando, spero? Eh sì, mi dispiace, è proprio morto. Lo hai visto proprio tu con i tuoi occhi. Però è vero, ragazzi, l'ho visto proprio io, che vedevo che volava, lo stavano per ammazzare e alla fine lo hanno ammazzato. Non ci posso credere, mi state mentendo e vi faccio fuori a tutti quanti. Io ve lo dico qui, se Valli è morto, voi ve la vedete con me e non sto scherzando. Perché gli avete fatto fare quella fine? Me lo potete spiegare? Cosa vi ha fatto di male? E se non vuoi fare la sua stessa fine, di come ne prendere e dare a noi accessi allo store o i permessi per i VIP in questo server? Ancora? Ancora con questi permessi o questi? No, raga, non ne posso più. Loro vogliono i permessi perché vogliono tutti i soldi dello store. Io non gli voglio dare nulla e non posso, devo rispettare Valli, ragazzi. Valli si è raccomandato con me di non parlare, di non dare nulla a nessuno. Quindi noi dobbiamo rispettarlo, perché io mi fido di Valli e gli voglio bene e ci tengo. E per nessun motivo io darò loro i permessi, che poi noi li posso dare, però so delle cose per far accedere loro allo store, ma non posso assolutamente parlare. Quindi quello che dovrò fare è mentire un'altra volta per Valli, questo è altro, perché sì, anche se Valli è morto, qui c'è Marques che in realtà lo vuole aiutare. Ascoltate bene, io non darò nulla a nessuno, ve lo potete proprio dimenticare, toglietevelo dalla vostra testa. Io non farò nulla, scordatevelo signori hacker, non farò nulla, zero di zero, non vi darò nulla, potete stare qui fino all'anno prossimo a chiedermi i permessi, ma il marchessone non farà mai queste cose. Non infamerò mai il mio amico Valli, perché Valli mi ha salvato e io non so nemmeno se in realtà è morto. Possibile che mi stanno dicendo una cavolata per farsi dare i permessi. Marche, stai rischiando di brutto, te lo ripeto per l'ultima volta, vuoi darci o no i permessi? Ancora? Mi dispiace, ma no, non darò nessun tipo di permesso, o meglio ancora nessun tipo di informazione per lo store, perché voi volete solo prendere i soldi del mio amico Valli. Scordatevelo, non mi interessa, ma io non darò nulla, ragazzi. 000. E nei commenti fatemi sapere se secondo voi sto facendo bene. Permessi? Perché scusatemi, chi sono loro per venire da me e chiedermi i permessi e dire no, mi devi dare questo? No, costo di morire, io rimarrò qui. Te lo posso ripetere per l'ultima volta, cosa vuoi fare? Vuoi parlare? Ma ancora insistono, ragazzi, mi dà fastidio che... Oh, ma uno è uscito. Uno di loro è uscito, non mi convince questa cosa, è andato via. Va bene, ma scusatemi, vi sembra giusto distruggere un server creato con tanto impegno da una persona tranquilla che non ha mai fatto casini con nessuno? Quindi per favore lasciate stare me, Valli e il suo server. Quindi hacker, veramente sono delle persone orribili. Distruggere un server così perché loro si vogliono credere più forti degli altri? Non sarete mai più forti
parte degli altri. Sente, non interessa ciò che stai dicendo. A me interessa solo avere i permessi. Dobbiamo prendere tutti i soldi di questo server. E ormai sei sotto il nostro controllo. In quella bottiglia che hai bevuto c'era un liquido che ci permette di controllarti. Hai ancora il nostro GPS nel tuo corpo. Hai ragione. Ha veramente ragione. Vi ricordate Valli quando mi disse: ho visto che hai un tramettitore in corpo? Che vuol dire? Quindi ti troveranno e ti uccideranno. Dobbiamo andare via da qui. Ora. Ma che vuol dire? Devo trovare un modo assolutamente per farli andare via. Ma come faccio, ragazzi? Come faccio? Come faccio se io non posso fare nulla? Se non dire a loro: ok, sono con voi e basta. Non posso fare nient'altro, ragazzi. Non posso fare nient'altro. O muoio o dei permessi a loro. Ma io, a costo di morire, non darò nulla. Scusatemi, che ragionamento è? Mi devo far trattare così da scemo? L'unica cosa che mi conviene fare è chiedergli del tempo in più per pensarci. Sentite un attimo. Posso avere del tempo per pensarci? Per favore. Dai, datemi del tempo, datemi del tempo, datemi del tempo, ragazzi, perché almeno io posso capire un attimino come muovermi così su due piedi. Io cosa ti dico? Cosa ti dico? Sì? E poi? Se poi salta in aereo tutto il server? E se in realtà Valli è ancora vivo, sta vedendo tutto? Questo non lo sa nessuno, nessuno può saperlo. Loro mi dicono che Valli è morto, ma nemmeno loro hanno la certezza. No, non puoi avere tempo, ora o mai più. Per favore, datemi del tempo. Voglio solo pensare meglio a ciò che voglio fare. Ve lo chiedo per favore. Devo convincerli in qualche modo a darmi del tempo, per favore. Datemi del tempo, dai, dai. Vi scongiuro, vi scongiuro. Non devi pensare a nulla, devi solo dirci sì o no. Ricapitolando, quindi, se io vado a dire sì a lui, posso farlo accedere allo store, perché letteralmente il sì sarebbe dare permessi a loro, perché non posso dargli in modo diretto, ma so come entrare nello store di MetaMC e quindi allo stesso tempo prendere e far rovinare un server. Ma ora la mia domanda è: posso io far rovinare un server e quindi distruggere un'amicizia tra me e Valli e soprattutto un bellissimo rapporto che c'era, per poi fare cosa? Per dare lo store a loro, che faranno saltare tutto quanto il server in aria prendendo i VIP e vendendoli, facendo un macello? Io credo proprio di mantenere le promesse di Valli. Colleghi hacker, ho da dirvi una cosa urgente, venite. In che senso? Sei fortunato, guarda, prenditi questo tempo per pensarci. Ma te lo dico, se ora tu in questo lasso di tempo in cui non ci saremo non hai trovato ancora una risposta, ti faremo fuori. Buona fortuna. Ma? Dove sono andati? Ma che caspita? Ma si stanno allontanando sempre di più. In un attimo se ne sono andati tutti, mi hanno lasciato da solo. Ci sono da solo qui dentro. Ma che caspita, ma ragazzi, ma non ho nemmeno più una risposta. Allora deve essere successo qualcosa di veramente grave. Perché come si spiega una roba del genere? Non so veramente cosa fare, ragazzi. Spero non torneranno No, sono tornati. Ma? Caspita, sono questi? Ladro 3, ladro 2, ladro 1. Ma che diamine siete? Cioè, prende e rompe tutto, ha distrutto l'intero... Che caspita sta succedendo? Ci sono anche gli hacker fuori. Se vengono anche gli hacker qui succede il delirio. Non so chi sono, ladro 1. Ma che diamine sei? Ma scusami, ladro 1, ladro 2. No, no, ragazzi, non ne posso più. Non ne posso più di stare in questo server. Davvero, ci sto perdendo le speranze. E soprattutto sto perdendo la pazienza. Ehi, siamo qui per liberarti. Ci hai inviato Valli, per favore seguici. Ma che cosa stai dicendo? Ma per favore... Ma fammi il favore, Valli è morto, non c'è più. Non dirmi le cavolate. Mi stai solo mentendo, Valli è morto, ragazzi. Lo so che Valli è morto, non c'è più. L'ho visto con i miei occhi, sono solo cavolate. Solo cavolate, ora voglio proprio vedere che scusa si inventa. Dai, dai, dimmi pure. Sì, siamo con Valli, fidati di noi, per favore, ti dobbiamo portare in salvo. Ma cosa state dicendo? Ripeto per l'ultima volta, Valli non c'è più. L'ho visto con i miei occhi morire. Quindi non dite cavolate, per favore. Non mi fido assolutamente di voi. Non mi fido di te. Non mi fido proprio di te, no. Marques, per favore, li abbiamo fatti andare via noi, hacker. Certo, certo, un'altra cavolata potevano dirmela, no? Loro fanno andare via gli hacker. Sì, 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 come no? Certo, conosco gli hacker e li fanno andare via così. Ah, ma non dite cavolate. Non dite cavolate. Facendo scattare un allarme, per favore seguici. Guardate quante cavolate sta dicendo questo. Non è vero nulla, ma chi è là? Non ho sentito nulla e sono rimasto qui dentro. Per favore, te mi stai mentendo e mi danno fastidio le persone che mentono. Quindi per favore, ti stiamo liberando, fidati di noi. Nah, non ci siamo capiti. Nah, non ci siamo capiti, che io forse non vi voglio proprio sentire. Non ne voglio sapere nulla. Fate ciò che volete. Addio, sparite, vai via da questa zona. Vai via da questa zona. Non ti voglio proprio vedere. Tu anche, andate via, tutti via, andate via. Mi state facendo perdere la pazienza. Mi state davvero... Non ti azzardare mai più. Abbiamo poco tempo, per favore.
favore, seguici! No, non vi seguirò. Senti, io non mi fido delle persone che mi dicono cavolate. Come ripeto, ho visto Valli morire davanti a me. Sono stato avvelenato e dopo questa direi che mi basta. Quindi andate via. Non avete speranza con me. No, 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 no. Andate proprio via. Ladro 1, ladro 2, chi caspita siete, proprio via dovete andare. Senti, ho capito. Facciamo venire Valli. Ma come fanno a far venire Valli? Ma che vuol dire far venire Valli? Ma che stai dicendo? Per favore, lui non c'è più. Smettila di mentirmi o potrei veramente arrabbiarmi. Basta, andate via. Via, via dovete andare assolutamente via. Non vi voglio più vedere. Andate via da qui. Valli, vieni, sponiti di seguirci. Ancora, ancora, ancora. Andate via. Veramente, mi state stufando. Nah, basta, basta di dir cavolate. Basta, mi è davvero scocciato adesso. Andate via, andate via. Invece di dir cavolate, andate via. What? What? Valli? Valli? Che diavolo ci fa Valli qui? Marques, eccomi, sono io. Per favore, seguili, ti stanno portando nella strada più sicura. Io con il tempo sto perdendo i permessi. Seguili per rimanere in vita. Ma siamo sicuri che sia Valli? Ma scusami, Valli, ma eri morto dal clan di hacker. Ma cosa mi stai dicendo? Per favore, sei serio? No, ragazzi, non è vero. Non è vero. È impossibile, c'è qualcosa che non mi torna. C'è qualcosa che non mi torna, ragazzi. Non mi torna questa roba. Perché è venuto qui a parlare? No, e come fanno loro ad avere i collegamenti con Valli se loro sono dei ladri? Ladri, cioè, e Valli è amico dei ladri? No, ok, ho un'idea. Gli dirò di venire nella chat vocale e parlare come abbiamo fatto l'ultima volta. E così, in caso, se veramente a lui mi posso fidare. Ma così proprio no, io non mi fido. Marker, ti stanno mentendo, non sono per niente morto. Ah, Jäger, mi stanno mentendo. Quindi Jäger mi hanno detto solo cavolate e Valli non è morto. Ma l'ho visto con i miei occhi che è morto, ragazzi, non sto scherzando. C'è qualcosa che non mi torna, io ora di chi mi devo fidare? Però ho un'idea, e la mia idea è di parlargli nella chat vocale. Vediamo cosa mi dice. Sono riuscito a volare e scappare via. Non mi convince affatto. E adesso interviene lui. Ma che cosa vuole lui? Cioè, che cosa diamine vuoi? Sto parlando con Valli. Sempre se è lui. Fammi parlare con lui e tu vattene via. Perché interviene e scrivi un cartello? Chi ti ha dato il permesso? Ragazzi, mi sto nervosendo. Ragazzi, mi sto nervosendo. Io non ci voglio entrare nulla in questa situazione. Se intendiamo, si sta facendo tardissimo. Oh mio Dio, ragazzi, tornano gli hacker alla fine. Se tornano gli hacker alla fine, ve lo dico che esplode la guerra. Qui se tornano gli hacker, per favore, andate via. Non ci voglio entrare nulla io qui. Stanno per tornare, vieni sì o no? Cosa faccio, ragazzi? Vado sì o no? Vado sì o no? Non ne ho idea. Loro mi stanno mettendo fretta, cosa devo fare? Non lo so, lui sta scrivendo un altro cartello. Però ragazzi, ora non mi ricordo come era fatto Valli. Ma Valli non era fatto per niente in questo modo. Non era così Valli, ragazzi, non era così. Però quello che mi chiedo allora, come fate ad avere la targhetta Founder? E allora è per forza Valli, ragazzi. Mi sa che mi conviene seguirli. E se invece è tutta una trappola, io non ne ho idea, ragazzi. Sto impazzendo. Senti, ho capito, andiamo via. Mi hai rotto davvero, noi stiamo solo cercando di salvarti. E questo è ringraziamento. No, non dovete andare via. No, sto andando via. No, fermi. No, arrivo. No, sto arrivando. Ma dove caspita siamo? Ma? Perché hanno delle maschere? Che sta succedendo? Bene, Marques, ti sei fidato delle persone sbagliate. Quello lì non era No, non è vero. No, state scherzando, non è vero. Che diamine è quello? No, ragazzi, io lo sapevo che non dovevo fidarmi. Io lo sapevo, sono sempre scemo, hanno chiuso tutto, ora non posso fare nulla, non ho più il mio lutto, non ho più niente. No, ragazzi, non ci posso credere, no, è uno scherzo. Ditemi che è uno scherzo, per favore, ditemi che è uno scherzo. Vi scongiuro, ditemi che è uno scherzo. No, cosa sta scrivendo? Era il fake Valli, non hai visto che avevo un tratto basso alla fine del nome? Non è vero. Non è vero, aveva il tratto basso, è vero! Non ci credo. Sei proprio scemo, devo dirtelo. Come osi? No, ragazzi, non ci posso credere. No, cosa... No! Cosa volete? No, io no, non ci voglio venire lì. No. Oh, mio Dio, cos'è questa roba? No, siediti su quella sedia subito. Ma dove diamine ci troviamo, ragazzi? Va bene. Aia, ok, che mi siedo. Oh mio Dio. No, ragazzi, non mi piace questa situazione. Dove diamine mi trovo? Cos'è questa zona piena di luce? Sopra c'è... È un bottone?
No, non è un bottone. Senti, ora sei qui con noi. Quindi cosa vuoi fare? Vuoi continuare ancora a perdere tempo con gli hacker? O vuoi che ti salviamo da tutta questa situazione? Ma siete sicuri che volete salvarmi? Siamo noi contro gli hacker. Con chi vuoi stare? Ma io non voglio stare con nessuno. Io voglio andare via da qui. Non voglio stare con nessuno. Voglio solo scappare e parlare con il vero Valli. Ma perché tutto a me? Perché? Per quale motivo? Cosa vuole adesso il fake Valli? Dai, parla. Parla anche tu, su. Forza! Valli è morto, puoi stare sereno! Stai scherzando, spero! Non lo rivedrai mai più! Stai scherzando, spero! Per me Valli è vivo! Fidati di noi, è morto! Certo, è morto, ma voi forse non sapete una cosa! Non per dirvi, ma gli hacker mi hanno installato un GPS dentro di me. Quindi, se vedono che non sono più nella prigione, sono cavoli vostri! Stai scherzando, vero? No, non sto scherzando! Non sto scherzando. Mi sa che avete fatto una cavolata. Siamo costretti ad ammazzarti, lo sai? Oppure dobbiamo misurarti in una zona. Cosa vuoi fare? A me non importa nulla. Fate quello che volete. Basta che mi portate via di qua. Ok, facciamo così, signorino. Che ne dici invece di dare i permessi a noi che dobbiamo prendere i soldi? Ancora. Ve lo scordate? Non dai permessi a nessuno. No. A costo di morire, i permessi non li darò a nessuno. E se lo scordano perché stanno facendo una gara, chi vuole i primi permessi tra il clan di hacker e loro? Ma io non li darò a nessuno. Non mi interessa. Ok, è così? Marques, mi dispiace, ma andrei a trovare Valli. Colleghi, ammazzatelo. No. Corri. No. Stanno venendo, sto arrivando. No, io me ne voglio andare. No.